In quella borsetta? Il Danuatro. Ammazza, c'hai un piccolo tesorino. Oggi, anche se è sabato, abbiamo due appuntamenti di lavoro, quindi adesso portiamo Romina dalla nonna. Andiamo al primo appuntamento e poi ce ne andiamo a fare meditazione. Max, guarda, scusami, ma ho avuto un contrattempo, io tra un'ora devo andare. E adesso, anche se un po' in ritardo, sto caricando il blog di ieri. Ho notato che quello del 3, praticamente non so se Instagram o Cat Story, ma no, fatto un giochetto, praticamente hanno tagliato un po' di parole. Speriamo che con quello di ieri non succeda. Ho applicato le storie su Instagram e praticamente il problema si è ripetuto. Quindi se la Cat Story condivide direttamente sulle storie, praticamente l'audio non è molto sincrono con le immagini. Ora provo a ripubblicarle senza utilizzare Cat Story e vediamo se vanno. Soul, il potere di adesso, un libro spettacolare che parla del tempo e di come esso ci faccia soffrire se noi non lo dobbiamo gestire. Poi sono ancora all'inizio, quindi non so raccontarvi di più, però è veramente figo. E ora me ne vado a fare meditazione alla non scuola, quel famoso incontro eccezionale che ho fatto un paio di giorni fa a quel bar che non ero mai entrato. Ma troppo avanti, dove sta? Ciao. E ora ci si sposta in palestra di nuovo. Tornando in palestra. Dopo una mezz'ora di meditazione, che quasi mi addormentavo, non mi era mai successo, facendola a casa da solo ogni tanto. Che dire, ci sarebbe tante cose da dire, quindi non mi dilungo troppo. È interessante, molto interessante. Ciao ga, insomma, dopo sti mesi siamo riusciti a ribecchiare, dopo sto expo. So, papà, 5 anni ne fa il 24, Romina. Beh, cazzo, è una bella cosa. Tanta roba. Grande. Qua hanno aperto una bella pasticceria.